Ovviamente alla fine del video mi sono dimenticata di dirlo, quindi lo dico adesso, lo metto all'inizio del video. È uscito anche il nuovo episodio di Acufeni. Non preoccuparti, Vez, ho i capelli giù perché tecnicamente oggi siamo in cucina, però non per cucinare. Questa è stata per un sacco di tempo la mia Yankee Candle preferita, si chiama Witch's Brew. Non so neanche se la facciano più, io è un po' che non compro più Yankee Candles perché preferisco le candele con la cera di soia. Forse anche loro in realtà hanno cominciato a farle con la cera di soia, ma io ho questo! E allora ho pensato, proviamo a retro engineer Witch's Brew e vediamo se riusciamo a farcelo da soli. È impossibile. Ho trovato online un sito che descrive tutte le note delle candele Yankee Candles e quindi, cioè, io ce li ho gli ingredienti e adesso ci proviamo e se per caso dovessimo quantomeno arrivarci vicino o ottenere un buon profumo, voglio provare anche a fare i coni di incenso, per i quali ho anche lo stampo, che si chiama cono. Questo ovviamente era il profumo a cui mi riferivo ieri, di cui dobbiamo andare alla caccia. Ci sono vari e multiformi problemi, naturalmente, tipo nel sito che ho trovato, che si chiama Yankee Candles Blogspot, te lo metto tra i link, le note sono divise in top, middle e bottom, ma io non so come fare in modo che un profumo, come dire, si apra a bouquet così. Cioè si fa con le dosi, per cui per esempio le note di fondo sono quelle di cui c'è di più? Comunque, ho gli oli essenziali, secondo me, come a suo tempo per le candeline dentro le tazzine da tè, forse prima è opportuno vedere se riusciamo a ottenere un profumo buono. Dove lo faccio il test, secondo te? In un bicchierino. Uso questo, che sembra uno sciottino, e effettivamente se necessario potrebbe funzionare lo sciottino, ma fa parte di un set da cucina per bambini dell'IKEA. Forse è più strano che io abbia questo piuttosto che uno shot. Allora, noi sappiamo per certo che dentro c'è il patchouli, quindi secondo me come prima cosa potremmo provare a mettere, non so, 5 gocce di patchouli? Sai che forse ce le scriviamo, perché metti caso! Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Non vorrei dire, però a me sembra già quasi il profumo intero. Cioè, scusami, sai. Manca qualcosa di resinoso. Allora ci mettiamo magari questo cedarwood, di che sa? No, è troppo amaro. Vediamo ambra. Meglio. La la, ne mettiamo, ops, ne mettiamo 3. Secondo me erano più di 3. Adesso verrà benissimo e irreplicabile. Insomma, assomiglia, non è possibile, non è possibile. Adesso ci metto un po' di vaniglia, perché secondo me questo è più dolciastro. Tipo una goccia. Una goccia è troppo. Ce ne vorrebbe mezza. Quindi adesso faccio più 2 e più 2. Cioè, volevo fare 2 più 2, invece sono venute più 3 e più 4. No, ci siamo allontanati con la vaniglia. Il sito dice anche che in Witch's Brew c'è un po' di cannella, quindi ci metto una goccia di cannella per così vedere. Sì, è vero. Un'altra nota che a quanto pare va per la maggiore però è il gelsomino. Quindi proviamo per caso 4 di gelsomino. C'è la vaniglia che dà fastidio. No, Vez, dobbiamo rifarlo. Qua ne facciamo una di candele per non sprecare questi oli qui, però per arrivare qua vicino lo devo rifare senza la vaniglia. Fa sempre parte dello stesso set. Credo in realtà l'avessi comprato perché ha le ciotoline fonde che uso per i gatti. Allora, abbiamo detto 8 quindi di patchouli. Saremo attentissimi stavolta. 7 di ambra. 7. Gelsomino. Secondo me 4 è troppo, ne metteremo 3. 1, 2, 3. Oh, ma ci fosse uno di sti dropper che va allo stesso ritmo dell'altro. Mettiamo quello di cannella. Più patchouli. Sai che io adesso ci provo. Quindi adesso proviamo a sciogliere la cera. Ho anche questo per provare a colorarla e vediamo. Mm.
Mentre la cera è lì che si scioglie, io voglio provare a fare il mix per l'incenso. E qui penso che useremo come metro questo misurino da 1 millilitro. Partiamo uguale, faccio 5 paciuli. 3 di sandalo, perché l'ambra non l'ho trovata. Mamma che profumo! Non somiglia tanto a Witch's Brew, devo dire, però questo è favoloso. Allora, adesso devo mettere il 40% di Mako, mi sembra, però aspetta che controllo. Tra l'altro, a chiunque come me adori Final Fantasy VII, usare del Mako. Allora, queste sono tutte resine o quasi, quindi devo andare quasi all'80%. Così dovremmo esserci. Ovvio che questa è la prima volta che ci provo, però ho letto varie versioni di come fare l'incenso e mi sembra che questi siano tutti passaggi comuni, insomma, tutti i sistemi. Una cosa che alcuni adesso sottolineano è: metti da parte un po' del tuo mix se per caso ti sbagli e metti troppa acqua. E mi sembra una regola molto saggia. Sai che io forse una spolveratina di polvere gliele metterei? Paura che sia troppo bagnato. Sai che gli somiglia, lo so che è soltanto il fatto che ci sia una marea di paciuli. Questo è molto più freddo e questo è un profumo molto più caldo. In realtà per me sono passati giorni tra adesso e il video di Lush, però evidentemente niente, è così che io so descrivere gli odori. Chissà se riesco a fargli riassorbire tutta la polvere che avevo tolto. Adesso provo a dosarlo dentro questi coni e poi ho letto che con uno stuzzicadenti devo fare un foro perché bruci verso il fondo. In tutto questo naturalmente c'era anche il sistema più facile, cioè di prendere i bacchetti di incenso non profumati, fare il tuo blend e poi intingere quelli dentro il tuo blend. Ma io ho pensato, perché perdere l'occasione di complicarsi tantissimo la vita? Ok, questo deve stare così per circa 2-3 giorni. Però intanto, guarda, si è sciolta la cera per la candela. Gli somiglia. Adesso sembrano dello stesso colore, però questa è blu, ovviamente. Il colore che ho usato è Lake Blue e questa invece è quella nera, quella al cui profumo, secondo me, è un pochino più vicino a Witch's Brew. Vedremo. Ciao, ci vediamo tra 6 anni quando è tutto asciutto. Ciao Vez, siamo al giorno dopo e le candele sono messe così. Credo che molti degli oli siano, come dire, fioriti in su così. In più, non so se lo vedi, ma si è crepata proprio la cera. Ecco qua. Qui è ancora peggio. Ho chiesto consiglio a mamma, che spesso fa candele, e mi ha detto che se le metto a bagnomaria, cioè proprio così, la cosa dovrebbe risolversi. Quindi ci provo. E nel frattempo, mentre spero che questo stratagemma salvi le candele, io voglio provare a fare un tieni incenso copiato da una cosa fighissima che ho visto online. Ora ovviamente a me non verrà così, cioè sotto nessun profilo, però mi piace questo effetto per cui il fumo dell'incenso va in giù e fa questo lago di, come di foschia. Io ci provo con la creta bianca. Che bella, la sensazione è piacevole, tipo quella degli slime, immagino. Sai che non mi fa orrore? No, non lo so, adesso che lo guardo in telecamera sembra un fazzoletto usato e accartocciato. Però se il forellino lì dovesse funzionare, dovesse far cadere il fumo qui dentro, forse tutte queste inesattezze qui
posso passarle con la, come si chiama? Carta vetrata quando è asciutto. Ciao Vez, dopo non so più quanti passaggi a questo punto ci siamo, il che non significa che le cose siano riuscite, sia ben chiaro, perché quello che già vedo è che le candele, nonostante l'intervento della doppia immersione, si sono poi ricrepate lo stesso. Questa effettivamente un pochino somiglia a Witch's Brew, come temevo durante la preparazione, nella misura in cui c'è tanto patchouli. Intanto non ce n'è altrettanto, cioè quando apri una di queste, il profumo ti investe subito. Qua devi avere un po' di pazienza. E voglio dire, ci sta, non è che una si possa improvvisare naso e sappia ricreare delle fragranze complesse, ecco. Lo sapevo che era un'impresa impossibile. Questa è profumata, però di nuovo il patchouli qui è ancora più, come dire, sottinteso. Mi spiace che si siano crepate, però immagino che poi usandole la situazione migliori. Avevo considerato, mentre le versavo, di mettere più stoppini, ma sai che, cioè, delle due a quel punto mi sembrava sarebbero stati troppo fitti, tipo se ne avessi messi tre. Ops, guarda qua, bloop. E dopo magari erano troppo vicino al bordo, non lo so, non mi era sembrata la migliore delle idee. Magari andando invece scoprirò che era proprio così che dovevo farle e imparo e magari miglioro. Ma soprattutto adesso guardiamo come siamo messi con l'incenso, che devo ammettere è la cosa che mi incuriosisce di più. Allora, il cosino qui è asciutto. Mi piace tutto sommato perché sembra un sasso di fiume. No, non trovi? Se mai dovesse funzionare la cosa del fumo lì in giù, cioè mi senti urlare dovunque tu sia. Quale prendiamo? Questo? Sempre che escano poi, tra l'altro, sti conini e non si disfino. Sono un po' disfatti e certamente non asciutti. No, non brucerà mai. È anche troppo piccolo lo spazio lì sopra. Nessuno è asciutto. Nope. Ah, ma allora i miei erano troppo umidi. Io ci provo, ma non funzionerà. Forse ci ho messo troppo poco maco. Tra l'altro non possiedo dei coni d'incenso veri da provare, perché ovviamente la mia curiosità a questo punto è di vedere se il fumo passi per il bucanino. E se provo a prendere solo questo pezzetto asciutto? Oh beh, un pochino almeno ho preso. Il fumo non va giù. Vabbè, porta incenso è stato un po' un fail. Tutto sommato le candele son venute. Le candele belle sono diverse, però il profumo un minimo somiglia. Spero che questo video, che effettivamente è una raccolta di fail, ti abbia comunque divertito. Fammi sapere che cosa ho sbagliato, fammi sapere uno dei tanti elementi su cui posso certamente migliorare per ritentare. Pensa che mi ero portata su anche questo che avevamo fatto, secondo me, 2 anni fa. Perché mi dicevo, così magari un cono lo posso mettere qui. Sai cosa? È che io avevo calcolato tutto, per cui questo video deve uscire stasera. Sono passati 3 giorni da quando l'ho fatto. Ripeto, come primo tentativo di incenso, fammi cercare un lato positivo. Sono più o meno a forma di cono, grazie allo stampo. Vabbè, Vez, dicevo, una collezione di fail. Tutti i consigli sono più che ben accetti. Grazie se hai avuto la pazienza di guardare questo video fino adesso. Tutti i link possibili sono nel box, inclusi i materiali che mi sono procurata e dei quali per fortuna ho ancora dosi per ritentare in futuro. Nel box ci sono anche i link per chiacchierare. Ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani. Ciao!